tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, Racatafilm per voi, che un giorno ha pensato bene di andare a spulciare la scheda film di un cinepanettone Natale in India, uno tra i peggiori mai realizzati, secondo il sottoscritto. Ma ciò che ho trovato ha dell'incredibile, se non sconvolgente, oltre ogni limite. Quindi questo video sarà molto difficile da digerire, sia per me che per voi, e metterà a dura prova la mia psicosi. Non vedo l'ora di cominciare. Forza e coraggio. E dai, che ce la facciamo! Spada sguainata e animo di ferro. Fate come vi pare, dategli uno, ma io gli do un voto ottimo solo perché fa ridere un botto. È scoppiettante ed è demenziale. Ma se andate a vedere le americanate di merda, come Epic Movie allora, Disaster Movie, Hot Movie, molto meglio i nostri di film. Di demenziali io li metterei tutti sullo stesso piano, ma va bene, c'hai ragione. Addirittura emozionante, nonostante un Boldi forse troppo serio. Lui, proprio, bestia che dolore. Ah, mi devo riprendere. Il film ti lascia quel sapore di esaltazio. Oh, ok, un attacco al cuore. A lento rilascio, l'esaltazio a lento rilascio, Boldi re del mondo, osti. Finalmente sono tornati. Ah, no. Qua c'è poco da ridere. Basta con Bertolucci, Bellocchio e le loro menate sessual-politiche che ci hanno depresso. Evviva Boldi, De Sica e Company. Bentornati, questo è grande cinema. Un minuto di silenzio per questa gente che riesce a partorire delle frasi così incantevoli, illuminanti. Ok, basta, proseguiamo. Su via, anche questa commedia italiana è molto bella, anche se è volgare, leggermente. Insomma, diciamocela tutta. Diciamocela tutta. Fa divertire e questo deve fare. Fa divertire poco e questo non dovrebbe fare. Correggo io personalmente. C'è gente che dice che Natale in India è brutto. E senza accento. A confronto all'altro, ma invece non è vero. Kusut, ah, sì che è una commedia degna di Kusut i due grandi. Loro sono il top, Boldi e De Sica. Non li ferma nessuno, sono insuperabili. E sopra anche i grandi fichi d'India. È grazie a lui che io mi precipiterei all'istante a vedere un cinepanettone al cinema. Come no? Classica stronzata e poteva fermarsi qua. E invece. Ma chi se ne frega? Io non so perché, ma mi spancio sempre lo stesso. Smile. La versione di Natale in India che fa spanciare dalle risate io non l'ho trovata. Sarà una director's cut. Dovrò contattarlo di persona, questo qua. Qua mi sembra che siamo sulla retta via, quindi attenzione, diamoci un'occhiata. Natale in India è un prodotto industriale dove non viene fatto sforzo alcuno per l'originalità. Sì. Neri Parenti, lavorando di rendita, spulcia tra il suo repertorio una serie di gag comiche già visti nei vari film di Fantozzi. Ripesca, reinterpreta a modo suo, Parenti, vengono fuori delle schifezze allucinanti di gag. I fucili che circondano Boldi all'aeroporto, la mimica del ti faccio un culo così, tanto per citare le due più evidenti. Anche gli attori affidano il loro canovaccio a battute già note per ciascuno, quindi che senso ha fare questo film? Ma perché do un voto così alto? Aia, iniziano le dote. Dolenti. Prepariamoci. L'insistenza per i riferimenti volgari, ma soprattutto per le immagini poco eleganti delle fece, è talmente reiterata che costituisce un tormentone al quale è impossibile non cedere. Il disgusto iniziale diventa sorriso per l'apparente ingenuità di un film autoironico che si identifica con gli escrementi visivi così messi in evidenza nello sviluppo delle scene. Un film che si prende in giro, ma che prende in giro lo spettatore un po' sofistico, che ovviamente non è attratto da uno script, da una sceneggiatura e da una regia pedestri. Indiscutibilmente eccellente la fotografia, che evidenzia il forte impatto cromatico per questa trasferta esotica. Importante la colonna sonora, che con i stacchetti Mumbai Style serve a restituire quel po' di ambient che un ingannevole titolo natalizio delude. Per quanto riguarda gli attori ridotti a macchiette ancor più che Natale sul Nilo, mi sento di premiare un po' tutti. In particolare ho notato Boldi in gran forma. E
Enzo Salvi che colora il film con la sua geniale e del tutto demenziale comicità. Anche i fichi d'India sono questa volta più inseriti e interagiscono quel tanto che basta per non considerarli del tutto inutili. Ah, mi è venuto mal di testa, ve lo giuro. Mettiamo di nuovo la quinta. Scusate, se a voi questi film non piacciono, perché continuate a vederli? Io questo l'ho visto perché non c'era niente di meglio. No, ma stiamo scherzando, basta. Io non ci credo, non ci credo. Voi non lo so, ma io... Se è una grande cazzata, sì, è una grande cazzata, non si può pretendere niente da un film così. Ma allora perché tutti quelli che hanno votato il film con l'uno l'hanno visto? Penso che più della metà non sappiano neanche di che cosa parla il film. Perché dobbiamo... Possiamo parlare di trama qui? No, non penso proprio. Beh, che vi prende? Non avete più umorismo? Almeno un 6 se lo meritava. Dategli un 6. Io non vi capisco. Guarda, non ti capisco neanch'io. Anzi, non capisco perché esistano questi commenti così idioti. Diciamo che si ripetono ogni anno. Solo che comunque è bello rivederli. Se non ci fossero i cinepanettoni a salvare l'economia del nostro cinema. Già. Troppo bello! Mi sono quasi pi... Ci stiamo arrivando. Mi sono quasi pisciato addosso quando Sika fa il verso della tigre e dice a Boldi di fare il verso della tigre femmina e il maschio lo inizia a fare con Boldi. Troppo divertente. Ma non ci stanno più con la testa qua, eh? Ma siamo impazziti! Calmate i bollenti spiriti, ecco il commento che comparirà su schermo. Ho votato 10 perché quando sono andato a vederlo al cinema sono morto dalle risate, ma stranamente quando l'ho guardato in TV molti mesi dopo mi ha fatto ridere solo una scena. E comunque gli ha piazzato 10. Anche questa puntata di Commenti Shock finisce qua e... Un capolavoro! Senza ombra di dubbio. Guai a chi osa controbatterlo, eh. Per un pubblico fine raffinato che capisce di cinema e sa ridere di gusto. Bene, bis. Continuate così. Li mortacci vostri. Aiuto. Non è vero! E mica ci devono essere sempre film seri. Questo film perlomeno fa uno po' ride. E dai, raga, famo il botto. XC voti così bassi. Nen, vedete che fa morire da ridere. Spoiler, grosso come una casa. Giamaica, 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 cacker cazzo. Ci arriviamo alla fine? Sì, lo spero. A me personalmente mi ha, senza H, fatto morire dal ridere. Anche se devo ammettere che la storia è molto simile a I con l'H. Questo qua è un coglione. Cioè, di solito non mi metto a insultarli, ma sei un coglione. Scusami. I, film precedenti, ormai tutti hanno un ruolo. Hanno, l'ha scritto bene, alleluia. Hanno un ruolo fisso. Però gli attori si meritano 9, soprattutto Boldi e De Sica per me i migliori attori italiani. Frustatemi, mettetemi a rogo, non ce la faccio più. Sono andato a vedere il film per un motivo specifico e uno soltanto, volevo farmi 4, anzi 444 risate. No. Con un cinepanettone ci siete mai arrivati a 444 risate? Ma come se ne escono fuori? Come fanno a inventarsi delle... I film Vacanze di Natale sono sempre gli stessi, trama scontata, finale divertente, eccetera, eccetera. Sapendo questo, uno entra al cinema con il sorriso già stampato sulle labbra, ma lo vedi solo tu. Lo scopo di questo film è divertire. È stato raggiunto lo scopo? Avete riso? Penso proprio di sì, anche perché se non l'aveste fatto sareste persone tarate. Infatti c'è un intero cinema che ride e voi no. Zitti, voi! Girate la faccia per non vedere, dal disgusto? Comunque, a me è piaciuto. Gli vorrei dare 8, ma do 10? Ah, quanto ci va giù pesante. Gli da 10 per alzare la media. E per finire in bellezza, uno che va dritto al punto, pulito, ordinato, se ne esce di scena con... Geniale. Ci siamo arrivati alla fine.
e non ho più parole, sinceramente. Quindi, se volete sostenermi, aiutarmi a sconfiggere la depressione, potete intervenire sotto nei commenti. È stato un viaggio lungo e doloroso, e per un po' mi sa che mi terrò alla larga dai cinepanettoni. Un saluto a tutti e ciao! Alla prossima!